Allora, mi fa piacere comunque che se in pochi finalmente ci riusciamo a vedere di nuovo in presenza, visto e considerato che almeno 2 anni che con la pandemia siamo stati costretti a vederci solo in remoto. Allora, come mi conoscete, io sono Giuseppe e rappresento Legambiente, lei è Maria Rosaria che è il nuovo direttivo e il vicepresidente dell'associazione. E Donatella è la direttrice, nonché segretaria ed è direttrice e segretaria ed economa dell'associazione, quindi un po' tutto, il cuore pulsante dell'associazione. E invece lei è il cuore incazzuto dell'associazione. Non penso ci sarà qualcuno che dirà no, non è vero. Allora, finalmente che ci incontriamo di nuovo, pure perché questa assemblea spero che possa chiarire almeno alcuni punti che sia da remoto sono difficili e poi, come avete potuto vedere, rispetto ad altre entità, Legambiente si muove con passi diversi, quindi con passi meno promozionali, meno spot, ma più dettate su fatti certi e controllati. Quindi oggi finalmente vi possiamo parlare almeno di 2 punti importanti che fino adesso abbiamo dovuto tenere silenzio per motivi di indagine e di denuncia in corso, ma una è in via di risoluzione, l'altra invece si è chiusa 2 giorni fa, quindi ne possiamo prendere atto, visto che comunque siamo pure in questura, in tribunale. Allora, partendo dall'ordine del giorno Torrente di Fiumicello. Questa forse è la cosa che più mi sta a cuore in tutti i punti all'ordine del giorno di oggi. È un po' lunga come storia, però serve a far chiarire alcuni passaggi e alcune, tra virgolette, accuse che abbiamo avuto noi come associazione. Allora, noi a gennaio del 2021 ci siamo recati nell'ufficio del sindaco insieme a un consigliere di maggioranza e un assessore per evidenziare, portare a conoscenza dell'amministrazione che c'erano delle forti criticità nel torrente di Fiumicello. In quel giorno non ci siamo semplicemente limitati a dire il fiume ha problemi, ma abbiamo anche proposto una nostra probabile soluzione per cercare di quantomeno di affrontare il problema. Poi, causa pandemia, o evidentemente altri lavori più urgenti da fare, le cose sono passate inosservate o comunque di sicuro non sono state risolte. A luglio, come sapete ormai, ogni anno Goletta Verde ci onora della sua presenza, da quando c'è il circolo, anche prima, però prima magari faceva in forma alterna, da quando c'è il circolo ogni anno, quando è in mare Goletta ci onora della sua presenza. Goletta, il veliero di Legambiente, serve, fa la sua campagna nazionale per verificare lo stato di salute del nostro mare, del mare della penisola. Noi prima della sua venuta, con degli associati, debitamente formati dallo staff tecnico di Goletta, effettuiamo dei prelievi. Questi prelievi devono essere fatti per un territorio come Maratea, ce ne toccano due. Sulla parte ionica invece ne toccano tre, perché essendo più estesa ne toccano tre, noi 2 punti di prelievo. E devono essere fatti necessariamente uno a mare e uno in un corso d'acqua di fiume. Come tutti gli altri anni abbiamo fatto uno a mare e uno nel fiume. A mare abbiamo scelto di effettuarla all'acqua fredda, perché non so se vi ricordate, ma la proprietà delle Ville del Mare aveva sollevato delle criticità che potevano, c'erano degli sversamenti sempre nello stesso orario, partendo da un determinato punto. Quindi, dato che noi già avevamo effettuato dei campionamenti in precedenza e comunque
anche col supporto e l'aiuto di Mimmo con la sua imbarcazione, abbiamo verificato che quelli non erano versamenti di uvano, di rifiuti di fogna, ma erano semplicemente fioritura di alghe. Abbiamo ripetuto sulla spiaggia di Acquafredda, proprio nella spiaggetta del Villa del Mare, e lì sono usciti i valori 0 e 0, 0 per Scricchiacori e 0 in Dropocchi. Discorso diverso, i prelievi effettuati in fiume. Il fiume, noi su Marate abbiamo due fiumi, un totale di due fiumi. Il fiume di Castrobucco viene analizzato da Tortora, Calabria, quindi da Legambiente Belvedere. Quindi noi l'alternativa era solo il fiume in torrente di Fiumicello. Le analisi effettuate il 12 luglio, come le abbiamo analizzate, sono usciti subito dei valori altissimi e fuori i limiti di legge. Ho avvisato subito il sindaco di questa situazione, perché i valori erano allarmanti, non erano valori di poco, ma erano veramente allarmanti. Ho avvisato subito il sindaco e l'ho messo a conoscenza di questa situazione. Questo è il lunedì. Il mercoledì 14 ho chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte regionale di ripetere i prelievi, perché non volevo che magari in quell'occasione un dato spot, un versamento causato da un'autocisterna, una rottura e altro, per maggiore sicurezza ho chiesto ed ottenuto dal regionale un altro prelievo, mercoledì 14. Purtroppo anche questo è uscito con valori altissimi e che rispecchiava più o meno i valori di quelli effettuati due giorni prima. Anche mercoledì ho avvisato il sindaco. Il giorno successivo, giovedì, ho chiesto e ottenuto la terza analisi. Considerate che noi non eravamo tenuti a questo, noi potevamo fermarci direttamente a lunedì. Però quello che noi facciamo è sempre legato alla tutela ambientale, a cercare di capire quali sono le motivazioni, non perché ci tocca fare quel prelievo, lo facciamo, è finito là. L'abbiamo ripetuto il giorno dopo, il giovedì, e i valori sono ripetuti pressoché identici. Il venerdì chiedo, e anche mercoledì e giovedì, comunico al sindaco dei valori altissimi. Il venerdì, il giorno successivo, chiedo e ottengo una riunione al comune con il sindaco, il comandante della polizia municipale, il dottor Franco Terenzano, e gli imprenditori che hanno le proprie attività a Fiumicello, per esporgli di questa criticità, perché comunque dovevano sapere che le acque portavano quei valori. Alla riunione espongo i dati, quindi loro ne vengono a conoscenza. Il comandante Fiorenzano da subito prende atto di queste cose e iniziamo un'indagine sulle cause di questi valori. Domenica, come ormai è risaputo, teniamo la conferenza stampa al porto, dove oltre i presidenti del circolo di Matatea, regionali, i referenti di Goletta Verde, abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere con noi anche il direttore dell'ARCAB, Antonio Tisci, il quale è venuto a conoscenza di questi valori e dello stato di salute del nostro fiume, Torrente, ha detto pubblicamente che avrebbe organizzato una squadra per il martedì successivo, quindi per martedì 20, una squadra composta da diversi organi addetti dell'ARCAB, sarebbe venuto a Maratea sezionando il fiume in 11 punti per individuare tempestivamente quali fossero state le cause di questi valori. Martedì non è venuto, e di questo
si capisce, insomma, non è una cosa semplice perché entra una squadra e venire in due giorni su Maratea, ma viene giovedì 22. Effettivamente seziona il fiume in 11 blocchi, fa porta in laboratorio le analisi. Queste analisi non vengono pubblicate. Noi abbiamo fatto richiesta tramite PEC due volte all'ARPAB e non abbiamo avuto nessuna comunicazione in merito. Però questi dati vengono comunicati al sindaco dopo due settimane. Voi immaginate due settimane in una situazione drammatica quanto tempo è. Nel frattempo Fiumicello continua la sua vita normale. Da quel giorno però cambiano un po' i rapporti, perché il direttore Tisci ed altri soggetti, mentre con Tisci posso dire il nome, altri soggetti ancora no perché le indagini sono in corso, quindi non mi posso sbottonare, cambiano atteggiamenti nei confronti dell'ambiente. Inizia una contrapposizione dove pubblicamente in convegni, in incontri pubblici e in comunicati stampa dice che Legambiente bara, truffa, imbroglia la cittadinanza. Questo comporta una serie di problemi, sia di immagine da parte di nostra, ma anche di una situazione non proprio piacevole da vivere sul proprio territorio. Iniziano minacce, denunce, senza che vi sto a elencare quelle che sono state le minacce ricevute, però vi posso dire che siamo arrivati persino a minacce di morte, quindi non è una passeggiata. Nonostante questo, allora, è vero quello che dice Tisci, che a 80 metri dalla foce del torrente, dove ogni mese l'ARPAB fa i prelievi, le acque di balneazione sono dentro i limiti di legge. È vero, ma è pur vero che il potere di diluizione del mare, una cosa è alla foce, dove noi abbiamo fatto i prelievi a 5 metri dal bagnasciuga, i valori batterici alla foce, e una cosa è 80 metri. Nei primi 10 metri, dove normalmente fanno il bagno i bambini, le persone anche fragili, non hanno lo stesso potere di diluizione che si ha a 80 metri. 80 metri, immaginate quanti sono, e lì fa il prelievo alto. Quindi è palese la volontà da parte di queste istituzioni di nascondere quello che è lo stato di salute che era lo stato di salute del nostro mare. E ci mette in forte contrapposizione, perché noi sosteniamo una cosa e loro ne sostengono un'altra. Noi siamo quelli che variamo, che addirittura sono arrivate ad avanzare l'ipotesi che noi prendiamo i prelievi a Fiumicello, dove l'acqua è pulita, e portiamo ad analizzare altri valori dove l'acqua, magari andiamo a Sarno a prendere le provette e poi li portiamo ad analizzare. Questo clima ha reso la vita a molti di noi, diciamo, solo difficile. Nonostante questo non ci siamo fermati e insieme alla polizia locale abbiamo continuato le indagini. Abbiamo fatto ben 8 giornate. Dico una cosa poco rilevante, però per un'associazione che non ha i soldi nemmeno per effettuare queste stampe sono invece importanti, tutte le nostre spese. Tutte a nostre spese. Abbiamo fatto 8 giornate di analisi, risalendo fisicamente il fiume, prima effettuando le pulizie per rilevare e trovare le varie criticità, e anche noi abbiamo sezionato il fiume in più pezzi per individuare facilmente quelle che potevano essere le criticità. Dopo individuate le criticità, abbiamo effettuato i campionamenti, portati ad analizzare, e ogni campionamento portava dei valori improponibili. Considerate che se avevamo i valori fuori legge,
alla foce, dove il potere di diluizione del fiume portava comunque a dividere la carica batterica, immaginate proprio dove la criticità cosa poteva dare. Un valore tra tutti che mi piace ricordare è 40.000. 40.000. Limiti di legge 200. 40.000. Quando il laboratorio ha analizzato questo campione, vi dico che l'ha analizzato per 3 volte, perché non ci voleva credere. Detto questo, mi hanno portato un campione direttamente dalla fogna, o non può esistere un campione così, non gli è mai capitato in 25 anni di attività. 40.000. Ogni giornata individuiamo le criticità geolocalizzate, segnalate, il giorno dopo, ma veramente velocissimo, se non addirittura il giorno stesso, l'acquedotto lucano provvedeva alla riparazione di quel tratto. Abbiamo queste 8 giornate, non sono state fatte tutte insieme ovviamente, sono state conseguenziali, sono state fatte nell'arco di più o meno in 2 mesi circa. Ecco, questo uno per dirvi che le critiche ricevute dalla stragrande maggioranza di persone, perché non sanno di cosa si parla, però vogliono mettere la lingua dappertutto e soprattutto giudicare quando non sanno operare degli altri, hanno detto: ma scusa, ma Lega Ambiente fino a mo si ricorda a luglio che il torrente è inquinato, fino a mo che ha fatto? Allora, Lega Ambiente che il torrente è inquinato lo sa da sempre, dimostrazione di quando siamo andati a parlare col sindaco a gennaio proponendo la nostra alternativa. Lega Ambiente ha continuato a fare costantemente, continua a fare costantemente i prelievi per tenere sotto controllo lo stato di salute del torrente. È da 40 anni che questo fiume è così e vi ricordate a luglio di dirlo che era inquinato. Bene, è da 40 anni che il fiume è così. Se oggi è diverso, forse è pure grazie al Lega Ambiente che ha rotto questa linea di silenzio. Giovedì scorso abbiamo ripetuto le analisi con l'aiuto di Maria Rosaria e vi posso dire che forse dopo 40 anni il torrente è rientrato nei limiti. Questo non vuol dire che è una battaglia vinta o che comunque noi tiriamo i remi in barca perché abbiamo chiuso il capitolo torrente. No, noi continueremo a lavorare sul torrente, a monitorarlo e comunque i responsabili che hanno causato tutto questo disastro ambientale vi garantisco che la pagheranno. Grazie all'azione di Lega Ambiente sono state effettuate 8 riparazioni sulla linea fognaria, sono stati cambiati 50-60 metri di condotta intera fognaria, la parte terminale che va dagli ultimi 50-60 metri che arrivano alla foce, più o meno si arriva dove la casa di Limonci e di Limonci, dopo le parti poco più sopra, passando la proprietà di Cesare, quindi 50-60 metri di rete fognata, ed è stata realizzata una pompa ex novo di sollevamento, perché la pompa che è situata al bivio della panoramica è insufficiente al carico estivo e quindi anche quella era un motivo di sversamento, sia per questo piccolo sfogo d'acqua che c'è al porto che per quello che poi arriva a Fiumicello. Quindi questo non vuol dire che da domani abbiamo risolto i problemi, assolutamente no, perché le condotte sono fatiscenti, sono condotte da 40 anni. La logica della progettazione di queste condotte sono state fatte di proposito a correre lungo le sponde del fiume perché nel caso di ci siano rotture si perde nell'acqua. Sono condotte che per il corso degli anni, l'usura e altro, il terreno franosi, assestamenti e altro si sono spaccate, si sono rotte. Quelle che noi abbiamo visto sono state risolte. Quelle che non abbiamo visto, che magari sono rotte nella nascoste dal terreno, purtroppo quelli lì
difficilmente senza azioni continue di monitoraggio si possono verificare. Quindi su Fiumicello non dico che l'acqua si può bere, però da 40.000 a rientrare nei 200 è un risultato che, se non ci ricordavamo noi di questo... C'è un applauso a questo punto, grazie, Giuseppe, sei grande. No, tutti, perché senza l'aiuto di tutti non si poteva fare nulla. Mi è venuto più comodo ringraziare te, non vedo più. Grazie, Inci. Cosa che invece diversamente le minacce continuano, quindi anche su questo dato di fatto, però questa oggi è la prima volta che lo diciamo, che comunque le acque sono rientrate nel limite, perché comunque le analisi solo le abbiamo fatte giovedì, anche le altre precedenti erano in batteri, ci stiamo monitorando, però possiamo dire che la strada è quella giusta. Questo è il punto di Fiumicello. Se avete domande possiamo tranquillamente rispondere, oppure poi andiamo sul punto di San Savo. Sì, buonasera Giuseppe, sono Emanuele. Buonasera, professore. Ciao, buonasera, ciao Giuseppe, molto chiara la tua relazione introduttiva sul torrente Fiumicello. L'osservazione, chiaramente c'è il fiume Noce, c'è sul torrente Fiumicello, c'è un corso d'acqua a Castrofucco là verso la parte gnola. Sì. Non so se tiene presente, sì, ma sì, io sì, vedo un piccolo corso d'acqua che arriva a mare di Castrofucco, sì, dal lato opposto al fiume Noce. Sì. E poi c'è sempre quel piccolo corso da piccolo, non lo so relativamente, che è a posto, no? Poi sì, penso sia stato coperto, che non so dove va. No, esce alle spalle del Molo Nord. Ora, per quanto riguarda il torrente Fiumicello, è stata un'azione, direttamente, ne abbiamo parlato tante volte, positiva, certamente, fortemente positiva, perché questo torrente Fiumicello era così, senza alcun controllo. Diciamo che gli interventi sono stati fatti, notevoli interventi, hanno pagato in danni anche il credito privato, mi risulta anche da, guardando l'albo operatore del comune, che anche un'azienda agricola è stata veramente colpita, e quindi, però quello che io chiedo a te, a parte il territorio nostro comunale, che chiaramente sul torrente Fiumicello non nasce nel nostro territorio, no? Quindi scorre da dove, ecco, quindi se il suo controllo avvenga poi anche per lungo tutto il corso, perché chiaramente c'è un risultato positivo, altamente positivo, e quindi adesso l'attenzione sul nostro territorio, e qui mi auguro che ci sia controllo però per tutto poi il corso del nostro torrente qua Fiumicello. Grazie chiaramente Giuseppe per tutto il lavoro che è stato fatto, e diciamo, sono consapevole pure di tutti quei problemi, di tutte quelle possibili minacce che poi possono essere arrivate, ma noi sappiamo com'è la situazione in generale, anche questo problema ti scivo. Grazie. Grazie a voi per questa persona. Per rispondervi velocemente, alla foce abbiamo fatto anche due prelievi. Alla foce è uscito proprio 0,0, quindi vuol dire che cariche batteriche da sopra non ne riceveva. Le prime cariche batteriche rilevanti erano all'altezza di... il punto preciso non so come si chiama, però sopra San Basile, in linea d'aria, 200 metri sopra. Da là iniziano a essere cariche batteriche rilevanti, perché considerate che il fiume è un torrente, poi lì è piccolino, poi ci sono vari affluenti che lo ingrossano. Quando sono periodi di secca e altro, succede spesso che comunque gli animali che percorrono i terreni o altri fattori esterni, poi magari piove, il terreno che si lava o comunque gli argini che si alzano,
fa sì che si lava la tela e portano anche cariche batterie un po' più importanti. Però quelle rilevanti partono da un 200 metri più sopra dall'altezza di San Basile. Sono zone che, non mi vergogno a dirlo, l'ho scoperte con il comandante della Polizia Municipale in queste indagini, perché prima mai mi sarei sognato di arrivare in quei punti. Però l'inquinamento parte da un 500-600 metri dalla foce, dalla sorgente. Bene, se ci sono altre domande su Fiumicello, altrimenti passiamo a San Sago. Scusami, solo la sorgente dov'è precisamente? Io sono in Italia. No, a Fiumicello è a Maratea. Nasce, tenete presente quella casa verde alla colla? Bella. Quella casa verde che si perde nel prato. Sì, zona colla, però quel punto lì in verità adesso è quasi rilevante. C'è un secondo punto dove c'è un po' d'acqua in più, che in direzione sotto saranno 100 metri sotto il Curzo, più o meno. Santa Maria. Però è Santa Maria alta, però molto alta, molto alta. Le ultime case. C'è una sorgente, no? Sì, già sì. È che lì adesso diciamo che è la vera sorgente, perché il resto è praticamente asciutto. No, la prima sorgente che c'è qui. Sì. Allora, invece San Sago è l'altra problematica dell'altro corso d'acqua importante che è a Maratea, il più importante che è a Maratea. Allora, come sapete tutti, ad aprile di quest'anno la Regione Basilicata rilascia parere favorevole sulla VINCA, valutazione di incidenza ambientale. Allora, giusto per chiarirci, anche perché prima Elena mi diceva come mai la Regione Basilicata e non la Regione Calabria. La VINCA viene rilasciata come parere incidenza ambientale per un sito ZSC o SIC, quindi il sito ZSC e SIC risiede nella Regione Basilicata. Questo parere favorevole, diciamo che ha aperto la strada a un probabile parere anche esso favorevole dell'AIA, che rilascia la Regione Calabria, perché l'AIA per impatto, non incidenza, impatto ambientale dell'impianto sul luogo, sulla natura. Noi, come forse ci eravamo illusi che la Regione Basilicata in qualche modo prendesse contezza di quello che era un parere favorevole alla riapertura della VINCA, ce l'avamo cullati nella speranza che il parere invece era negativo. Invece la Regione Basilicata si veste di orgoglio svizzero e normalmente pareri che possono richiedere anche anni, in pochissimo tempo rilascia parere favorevole. Allora la VINCA, i valori, le linee guida della VINCA, adesso sono cambiate da giugno dell'anno scorso, però vi ricordo la Basilicata l'ha approvata ad aprile, quindi con le prime linee guida delle europee, suddividono il parere in l'analisi in quattro punti. La prima è di fase di screening, seconda appropriata, eccetera, eccetera. La Regione Basilicata, come dicevo, in pochissimo tempo rilascia parere favorevole in fase di screening. Le linee guida dicono che si può fermare in fase di screening soltanto nel momento in cui, senza ombra di ragionevole dubbio, quel sito non può recare nessun tipo di danno o conseguenza al SIC SC Valle del Noce. Noi
questo tipo di valutazione abbiamo messo in atto diverse azioni. La prima è stata fatta dal sindaco del comune di Tortora, un consiglio comunale aperto. Poi abbiamo fatto le marce, come ben sapete, incontri. Avevo un incontro poco gratificante a Villanitti, dove c'era sempre il nostro amico assessore all'ambiente regionale Gianni Rosa, la sua spalla destra Carlo e poi altri funzionari. In quella sede abbiamo cercato di spiegare le nostre motivazioni perché il territorio non vuole quell'impianto in quel sito, ma vuole la sua riqualificazione. Purtroppo nulla di questo è servito a scalfire la corazza dei funzionari regionali. Noi, Legambiente fa parte del comitato in difesa del fiume Noce, composto da tutti i sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino e della Lagonegrese, e poi ci sono le maggiori associazioni sul territorio. Gli incontri sono continuati, abbiamo cercato di analizzare i vari documenti in nostro possesso, ma sembrava che azioni politiche, azioni tecniche non portassero mai a nulla. Ripetutamente io ho chiesto nei vari incontri che il Comune di Tortora facesse accesso agli atti alla Regione Calabria per analizzare dei documenti un po' più dettagliati e capire di che cosa sta, dove potevamo andare a parlare. Purtroppo anche questo si sono bullati, non l'hanno fatto, però l'ha fatto Legambiente Marea. Non con poche difficoltà, vi devo dire, perché la Regione Calabria non l'ha vista bene questa cosa di mandare la documentazione a noi, però ce l'ha mandata. Analizzate le carte, che sono 80 documenti per oltre 1000 pagine, tutte pagine tecniche, quindi non leggere un romanzo, pagine dove una persona che fino al 2017 vendeva computer elettronica, ma si trova a parlare di Vinca, AIA, screening e tutto il resto, capite anche la difficoltà che per me non è leggere solo quel documento, ma leggere il testo che ha portato a redigere quel documento. Quindi è stato un lavoro immane. Questo lavoro è stato fatto dall'ingegner Candisani Gianluca, che è uno dei pochi che realmente si mette, quando si mette a fare qualcosa, anche fino alle 5 di mattina, se non ha finito, non molla. È Antonio La Norte, che è il presidente della regione di Legambiente regionale. Abbiamo analizzato tutte queste carte sintetizzate e, come immaginavamo, sono piene di lacune. Ma lacune, io dico che queste omissioni sono state non viste dalla regione Basilicata. Sicuramente non volontariamente, per l'amor del cielo, non vogliamo dire questo. Fatto sta che ci sono una marea di omissioni da parte del committente. Tutte omissioni, questo ci ha portato a redigere una richiesta di riesame della valutazione della MIGA, della valutazione di igienza ambientale. Questo, se volete, lo potete anche prendere. Abbiamo inviato per PEC a tutti questi indirizzi qua sopra, motivando punto per punto quali sono le criticità che ci hanno portato a questo riesame. Sintetizzando, la Vinca, in pratica, la Regione Basilicata ha chiesto alla Regione Calabria: voi avete degli studi che già ha fatto il committente per il rilascio dell'AIA, eccetera, eccetera, mandatemeli, perché probabilmente non ho tempo, non ho le risorse, non ho il modo di poter fare questi controlli. La Regione Calabria ha inviato alla Regione Basilicata questa documentazione, la Regione Basilicata l'ha visionata e ha detto che va bene.
Il problema di fondo è che questi dati, che sono in possesso della Regione Calabria, sono dati forniti dal committente. Quindi sono dati che il committente scrive quello che vuole. La cosa che particolarmente ci ha fatto sorridere, per non dire che ci ha fatto piangere, perché anche questa documentazione porta del tempo, porta dei soldi, porta un sacco di energie, è che il committente ha portato a suo favore analisi di emissioni quando l'azienda era chiusa, sotto sequestro. E noi ci crediamo che il fiume in quel periodo non presentava criticità, perché l'azienda era chiusa. Quando invece l'azienda del 2012-2013 è stata posta sotto sequestro, guarda caso spariscono le informazioni in merito a questi valori. E guarda caso sfuggono questi particolari alla Regione Basilicata. Sfuggono alla Regione Calabria, ma sfuggono anche alla Regione Basilicata. Quindi questa mancanza di informazioni, ma non solo queste, ce ne sono ogni punto elencato, sono tutti punti validi, e per non fare 30 punti abbiamo riassunto e raccorpato più pezzi in uno, porta alla stesura di questo documento che è stato approvato e condiviso dal Comitato. L'idea nostra era quella di inviarlo singolarmente, ogni singolo comune e ogni singola associazione su propria carta intestata, e poi, e mi hanno tutti i sindaci hanno detto di sì, almeno chi ha risposto di gruppo hanno detto di sì, e poi inviarlo di nuovo come comitato, firmato poi da tutti i componenti, in modo tale che sulla scrivania dei referenti ci saranno 20 richieste di questo tipo. Questo di Sanzago ci lascia speranzosi, perché la Regione Basilicata non può non tener conto di tutte queste criticità. Questo non vuol dire che analizzando questa documentazione il parere passa negativo, no, il riesame, quindi vuol dire che non si può fermare allo stadio di screening. Pure perché, guarda caso, ma questo è un mio pensiero a voce alta, che mo io ho chiesto la registrazione al mitico Vittorio proprio per avere anche una memoria storica dopo. Il mio pensiero a voce alta che la Regione Basilicata abbia accelerato l'iter di rilascio di questa certificazione, di questo parere, è perché le nuove linee guida che della Comunità Europea, che indicano il rilascio del parere della VINCA, obbliga all'ente che se ne occupa di non potersi fermare più allo stadio di screening, ma deve per forza andare nel passaggio successivo, quello appropriato. E se si va nella valutazione appropriata, tutti questi nodi devono saltare per forza a petti. Non possono far finta che ci sono queste dimenticanze, queste sviste, perché dopo devono saltare fuori. Però questo è il mio pensiero a voce alta, ma sicuramente è perché magari sto malignando un po'. Vediamo se... Ma ci voleva Andreotti. Ho lasciato qualcosa, ma... Quindi se la Regione accoglie la nostra richiesta di riesame, speriamo che vada nel secondo stato con valutazione appropriata si chiama proprio in questo modo, proprio perché non può rilasciare nulla al caso, anche se la prima di screening senza ombra di ragionevole dubbio. Quindi già adesso la Regione in realtà non ha dubbi, però mi deve spiegare come fa a non avere dubbi se ci sono almeno 20 omissioni. Persino il proponente dice, però quello poi magari vi faccio leggere da qui, che si trova l'impianto in una zona industriale, Sanzago, zona industriale di Tortola. Sempre il proponente dice che nel raggio di 0,5 km non ci sono aree, parchi, coltivazioni o ambienti protetti, invece si trova a 200 metri.
cioè la regione Basilicata non può non tener conto di questo, non può non aver visto che in un'autocertificazione questo ha scritto che non ci so, che si trova in una zona industriale, per una zona agricola, una zona industriale, e che si, non ci sono zone, aree protette a, nel raggio di 0,5 km. Ha detto anche che non è stata mai accusata, che non ci sono sentenze in cose penali a loro carico, ma ha detto tantissime cose consapevoli delle eventuali sanzioni penali per dichiarazioni mendaci. Quindi tutto questo che è passato inosservato in fase di screening. Quindi questo spero che sotto gli occhi, ma io non l'ho inviato soltanto alla regione, agli uffici, l'ho inviato alla procura, l'ho inviato ai tribunali, l'ho inviato al marittimo, l'ho inviato, come potete vedere in destazione ci sono oltre 10 caselle di posta elettronica, in modo tale che non possono far finta di nulla, veramente non possono. Mi sono tornato indietro, per onestà devo dirlo, quello del ministero che è cambiato, il ministero dell'ambiente, che adesso è diventato transizione ecologica, probabilmente hanno cambiato indirizzo PEC, e quindi in questi giorni stiamo facendo la ricerca per trovare i nuovi indirizzi per spedirli, perché questi due purtroppo mi sono tornati indietro, però due su una diecina, quindi sono pochi. La procura, qualche procura lucana non è mandata? È competenza il tribunale di Paola. Quindi i nostri... Non mandano Paola, sì. Perché il tribunale volevo evitare di fare una sovrapposizione, di competenze su questo. Perché infatti la lettera, allora noi abbiamo dato questa lettera che va in mano al comitato con la preghiera di perfezionarla, di modificarla e personalizzarla. Sì. E personalizzarla, perché questo è per noi è la bozza, è il materiale. Ah, ok, tipo un calmaccio dove. Poi se loro ritengono di apportare le modifiche del caso possono tranquillamente farle. Anche per gli intestatari, perché tipo il comitato ha avanzato la richiesta di mandarlo anche ai singoli comuni. No, i comuni fanno parte già del, però sono scelti, se loro vogliono, per l'amor del cielo, sono liberissimi di farlo. Quindi questo documento come associazione come lo può sposare, diciamo così, per esempio volendo inviarlo noi come coordinamento rosa? Lo potete tranquillamente. Allora, quello che ho inviato al comitato... Come impostarlo? Cioè, con la vostra nota Legambiente? Senza carta intestata, io ho mandato il documento Word senza carta intestata al comitato per poi metterlo sul loro carta intestata. Ah, ho capito. Quindi lo stesso potete fare anche voi. Chi sposa questa cosa lo potete fare tranquillamente, magari vi mando il file Word, così sente che lo riscrive. Okay. E lo personalizzate, modificate. Per esempio ci sono delle note sentimentali che il comitato ha voluto aggiungere, ma che mi vedono anche d'accordo, però questo è un documento tecnico che è veramente stato sbagliato in ogni singola parola. Sì, questa è una memoria sulle omissioni fatte nei documenti. Le dimenticanze, diciamo dimenticanze. Ah sì, che siamo registrati, le cose che sono sfuggite, evidenti, ma che sono sfuggite. Poi la parte sentimentale che comunque che a me personalmente piace anche di più, però in questo documento non, per noi non ci sta. Poi se invece il comitato rosso lo vuole, il coordinamento rosso lo vuole inviare, può metterci qualsiasi cosa, perché ben bene, anzi. Ok, l'ultima domanda, quale comune non ha partecipato? Allora, la lettera la devono inviare i comuni, siamo rimasti, gli avevo messo la data in fondo 14 febbraio, quindi oggi devono inviare. Prima al telefono mi ha chiamato il comitato che non hanno ancora la PEC, quindi stanno accelerando altro. I comuni li invieranno oggi, io ho avuto fino adesso risposta che hanno... la stavano inviando comuni della Ulia, Livello, Nemoli, Trecchina, so il parere positivo, però ancora non ha scritto sul gruppo, Lago Negro,
Lauria forse già l'ho detto, sì. Dottor ovviamente, Praia non fa parte del comitato, il sindaco Pratico si è dissociato subito, poi c'è Nicola Cello e tutto, ancora manca qualcuno che non so se, se lo invierà o già l'ha fatto, non lo so, però sul gruppo ancora queste sono state le conferme. Il nostro? Ancora non ha scritto, probabilmente l'avrà già fatto o lo farà dopo, non lo so. Ancora non ha scritto. Non so, su San Zago ci sono altre domande? Sì, io sempre intervengo perché sì. Chiaramente l'attenzione su San Zago deve essere sempre alta. Professore, mi fa piacere che per due volte di fila vi dite due cose che non avevo voluto portare alla luce, all'attenzione di questa assemblea, però mi fa piacere che me lo ricordate, così lo faccio adesso. Giovedì, quando abbiamo effettuato l'ultimo campionamento, per scelta e curiosità abbiamo allargato altri due punti di prelievo, precisamente uno al canale del porto, quello che parlavamo prima, e un altro alla foce di Castelbucco. Allora, ci siamo sorpresi in modo piacevole del piccolo corso d'acqua alle spalle del molo nord del porto, perché lì i valori sono risultati largamente nei limiti. E questo è legato, pensiamo, alla nuova pompa di sollevamento che è stata installata da poco a Via Profiti. Però anche questo ovviamente verrà monitorato, perché magari siamo stati noi sfortunati a prelevare in un momento dove non c'erano sversamenti. Invece, valori altamente sopra la norma, limiti di legge, sono risultati alla foce del torrente di Castelbucco, del fiume di Castelbucco. Allora, dato che, come voi ben sapete, io non ho aspirazioni politiche, quindi non mi interessa che perdo consensi o altro, questo risultato, cancellando le varie voci che non interessa al comitato, quindi quello del torrente di Fiumicello e del porto, l'ho mandato sul gruppo del comitato e leggo testuali parole di quello che vi ho mandato in messaggio, cercando anche di stimolarli. In realtà
il 50-60% dei sindaci hanno risposto sul gruppo, un altro 20% mi ha risposto in privato perché magari non aveva, diciamo, voglia di mettere pubbliche il proprio pensiero. E gli scrivo: buongiorno, condivido con voi i risultati di un campionamento fatto dalle campionate Maratea giovedì 10 febbraio ultimo scorso, alla foce del fiume Nord. Vi lascio solo pensare quali possono essere i valori a monte dove il potere di diluizione dell'acqua ancora non ha fatto effetto. Va bene segnare con il PRR, immaginando opere, infrastrutture, eccetera, eccetera. Saltiamo la parte che poi la toccherò dopo, ma il succo è quello lì invece di prendere coscienza di quello che è proprio il territorio loro, degli abusi che non vanno visti soltanto come abusi di scariche abusive, appunto, scusate la ripetizione, ma anche quello che dicevate voi, quindi di impossessarsi proprio di tratti di fiume per costruire attività addirittura commerciali, industriali, scusate, non commerciali, o per altre ragioni. Fino adesso ho continuato nel messaggio. Sanzago l'ha un po' salvati a queste sindaci, perché si sono sempre cullati che questi valori alti o altri erano legati all'apertura di questi impianti. Quindi adesso pensiamo a stare con i piedi a terra, dove c'è il rischio di perdere consensi. I cittadini devono fare, i sindaci, gli amministratori devono fare quello che è successo a Maratea. La polizia municipale risale il corso, vede le criticità e non si deve fermare davanti probabili o certificazioni di abusi. Questo gli amministratori fa perdere consenso, quindi non lo fanno mai, però era un modo per quantomeno per farlo uscire allo scoperto. Quindi, professore, sposo pienamente quello che ha detto, ma perché già l'ho fatto lo stesso giovedì. Però considerate che la rabbia di vedere la gioia da un lato, i valori di Fiumicello rientrati nella norma per la terza volta, quindi che ci danno ben una speranza per credere che qualcosa è cambiato, anche perché il torrente adesso, il torrente Fiumicello è particolarmente secco, è piccolo, è poco come il corso d'acqua, quindi se c'erano criticità sarebbero saltati ancora di più, perché il potere di diluizione dell'acqua è minore adesso, non ha una portata grandissima. Su quello del corso d'acqua dietro al Molo Nord, secondo me è stato un caso fortuito, quindi non ci faccio tanto affidamento, però leggere dei valori particolarmente alti come il torrente di Fiumicello, come il fiume di Fiume Noce, fa rabbia, e non poco. Gli amministratori, chi è fuori si è fatto bello, chi è toccato, chi mi ha scritto in privato e chi mi ha risposto politicamente, quindi vuol dire senza contenuto. Però mi fa piacere che avete evidenziato le cose che non avevo detto nella prima relazione, però avete fatto bene così, almeno l'ho comunicato adesso. Allora, il quarto punto è sull'AMP, questo è un punto velocissimo perché purtroppo non ci sono comunicazioni rilevanti e importanti da portare a vostra conoscenza. Pandemia, trasformazione del ministero in transizione ecologica, Cingolani che ha altre probabilmente priorità. L'unica cosa che vi posso dire è che i primi di gennaio c'è stato l'ISPRA a Maratea lungo la nostra costa per fare ulteriori studi e per indiscrezione avute gli studi hanno confermato l'alto valore naturalistico della nostra costa, quindi questo gioco ovviamente a favore dell'istituzione dell'area marina. Quindi a questo punto purtroppo c'è poco da aggiungere,
come se non bastasse, in questi ultimi giorni c'è stato anche un cambio ai vertici degli uffici al Ministero, quindi anche questo ha portato un rallentamento, però per quello che mi ha detto stamattina l'amico Pompeo, finalmente è stato anche scelto il nuovo dirigente, quindi spero che le cose si diano un'accelerata, anche perché quando fu istituita il ministro, all'epoca ministro dell'ambiente Costa, mi disse che se tutto andava bene noi avevamo l'area marina protetta già per l'estate scorsa. Quindi non è andata bene. Purtroppo, come tutte le cose ultimamente, non è andata per niente bene, e quindi secondo me non l'avremo nemmeno per il 2022. Però l'importante è che almeno per il momento non ci sono ostacoli, le cose stanno andando rilento, ma stanno andando avanti. Quindi non c'è una data stabilita di fine studio? No. No, pure perché l'ISPRA è praticamente chiusa, sigillato, non dà nessun... Per avere questa indiscrezione, quantomeno... Per sapere qual era lo stato, perché immagina che diceva abbiamo trovato un disastro, è tutto morto, qui dobbiamo tutelare, non c'è niente, quantomeno per sapere, già è stato tanto, per sapere che era invece meritevole. Però per il momento ancora se la prendono lunga, ma anche perché dall'altra parte non ci sono persone che spingono, quindi è difficile. Quello che vi posso dire è che ci sono tantissimi altri comuni che stanno, come sapete, la legge che nel 2030 bisogna aumentare del 30% le aree protette a terra e a mare, è una proposta di legge, però per il momento ancora non si è fatto nulla, né a livello di stanziamenti né a livello proprio di altri comuni come le Cinque Terre stanno spingendo però purtroppo ancora chiarissimo anche quest'altro è tutto aspetto. Il quinto punto, io parlo del quinto e del sesto, poi passo la parola a Maria Rosaria che è più linguisticamente portata per gli altri punti di me. Allora, il quinto punto è contratti di fiume. Questo punto però ne parlo nel punto successivo, lo salto adesso perché è integrato nel punto successivo, che è quello del PNRR e del progetto del porto di Castrocucco. Allora, questo PNRR, che ormai è la parolina magica per far aprire il cuore e la mente di amministratori, politici e anche cittadini, da poco è stato approvato al Consiglio regionale il piano strategico, dove, come ormai è noto a tutti, c'è anche la realizzazione, un progetto per la realizzazione, idea progettuale per la realizzazione di un porto a Castrocucco. Allora, dal giorno stesso ricevo telefonate, visite e altro, e tutti per dire che ci dobbiamo opporre, dobbiamo impugnare, eccetera, eccetera. Io approfitto anche di questa sede per dire che l'ambiente non è per il no a prescindere dalle cose o per il sì a tutti i costi. L'ambiente basa il tutto su un fattore scientifico, su studi e non su sensazioni. Quindi quello che vi posso dire è che in ogni caso, prima che si faccia qualsiasi cosa, noi pretenderemo che vengano fatti gli studi a monte, non come siamo abituati in Italia, che prima si autorizzano le cose, magari si iniziano pure a realizzare e poi ci rendiamo conto e vengono bloccate. E vengono fatti gli studi di fattibilità ambientale, vi parlo, non di esempio, e Angelo qui ne è testimonianza.
centraline nel fiume Noce. Le centraline sul fiume Noce, prima la Regione Basilicata ne autorizza un numero altissimo per i soli 45 km di fiume, e poi si commissiona al FLAG gli studi di quanti il fiume ne possa sopportare. Allora, prima... Il FLAG è una nazione per cui ha la possibilità di effettuare gli studi. Ora, affinché questi studi abbiano un valore anche a livello pianificatorio, non solo, nei vari dipartimenti regionali, ma anche dal punto di vista proprio del nuovo piano paesaggistico, allora, affinché questi studi possano avere un valore nella regione Basilicata, ne è stata chiesta la validazione ai dipartimenti, però la scelta dello studio viene fuori dall'interlocuzione soprattutto con il Comitato per la Tutela del Fiume Noce, che ha evidenziato la problematica, l'ha posta alla luce il FLAG e di conseguenza ha attivato uno strumento economico per poter soddisfare questa richiesta, con la speranza che possa diventare un documento che abbia un valore anche negli uffici regionali. Ora, non so se non è la regione che commissiona il FLAG. No, non ha detto la regione. Infatti questo è quello che purtroppo spero che non accada poi sulla piana di Castroduco. Infatti l'idea nostra che andava portato, che stavo per portare, o meglio, che volevo portare all'incontro, all'Agorà, però poi diciamo che il discorso si è un po' fuorviato, è che Legambiente avanza una richiesta al FLAG, magari anche a parlare con il Comitato del Fiume Noce, di studi di fattibilità ambientale sulla piana e l'impatto che può avere una realizzazione di quel tipo sulla piana di Castroluco. Prima, quindi con grande anticipo, per vedere quali sono le varie incidenze che può avere una realizzazione del genere su quella piana. Non solo incidenze ambientali, ma poi quello saremo anche noi a trovare altre persone per fare incidenze anche economiche, quelle che possono essere l'impatto economico, il beneficio economico di quella di quell'opera per un territorio come il nostro. Quindi questa era l'idea, perché non era essere a favore o al contrario di un'idea, perché quello può essere un pensiero mio e non può essere un pensiero che deve essere comunque un pensiero discusso e ragionato in assemblea. Non può essere che mi sveglio la mattina e dico una cosa, per quanto uno può avere delle immaginare o avere delle sensazioni su quest'opera. Io quello che posso affermare oggi è che qualsiasi cosa si presume di fare su quella piana, senza gli studi, senza preliminari, senza le analisi, ma non una volta, 100 volte, di quello che sono l'idea progettuale che si pensa di realizzare, non si muoverà nulla, a costo di arrivare a Mattarella, ma non si muoverà nulla. Come dicevo prima, né sì e né no a prescindere. Valutazioni tecniche, scientifiche, fatte da persone di competenze giuste. Spero che il FLAG, il comitato, per fortuna il comitato in difesa del fiume Noce, fino adesso le proposte avanzate da Legambiente non ce n'è stata una che non è stata sposata, quindi c'è questa stima reciproca e fin quando dura io penso che comunque loro siano a favore. Se il FLAG accetta questa idea, questa richiesta, io confido molto nella professionalità e nei tecnici che compongono
il FLAM. Poi sarà nostra cura individuare altre persone con un studio di fattibilità economica e altro, ma non economica, a realizzare il costo del porto, economica di benefici che un'opera del genere possa portare realmente sul territorio. Se tutto questo porta un parere, i pareri che vengono generati, poi questo se ne discuterà dopo, ma su qualcosa di più concreto, non su idee progettuali che idee progettuali che non saranno mai realizzate o comunque che finiscono nel cassetto regionale. Questa, come sapete tutti, è la piana di Castrobucco. Io da ambientalista, da ecologista, da come preferite, vi posso dire che è una zona ricca di biodiversità unica per il nostro territorio, è l'unica zona umida, si può chiamare tale, di Maratea, dove c'è l'unico corso d'acqua importante che è a Maratea, dove c'è la spiaggia che per me ha un po' di sfogo in più per le persone, per disabili o comunque se si vuole avere uno spazio un pochettino più importante. È un bene naturalistico unico che sono riusciti in passato a salvaguardare. Quindi qualsiasi opera che si faccia qui o che si faccia anche a Brefaro, per noi è la stessissima cosa, deve essere fatta con la massima attenzione, ma anche solo nel progettarlo, anche solo l'idea progettuale deve essere fatta con la massima attenzione con tutto. Poi si vedrà in seguito, ma di sicuro anche solo un granellino di sabbia prima di essere spostato deve essere valutato da tutti. I gradellini di sabbia non spostano parecchi senza valutazione. Soprattutto a settembre. Cioè, brevemente condivido tutto quello che hai detto e ricordo che la piana di Castrobucco, tutta quella zona, è pervenuta fino a noi qui, avendo a suo tempo dirottato altrove un grosso intervento serio, allora era il Consiglio Comunale, e a dir la verità tutto il Consiglio Comunale con il Sindaco Fernando, ecco, ottenne questa cosa per deliberare il senso, tanto che noi abbiamo poi avuto l'intervento lì a Santa Caterina, ma tralasciando tutto il costone, la piana che era destinata alla realizzazione di villette. Ricordo che a Castrobucco, se il porto chiaramente dice che l'ambiente valuterà come deve essere, ma lì c'è un progetto anche di città dell'ambiente, e questo non va sottaciuto, va messo in risalto, perché è da anni che quel bel progetto è così, anche presso la sede comunale nostra qua a Maratea. Quindi chiaramente la massima tutela, perché quella è un'area, è detto bene, veramente unica per Maratea, che è così grazie anche alla tutela che ha avuto fino a questo giorno. Io vi leggo velocemente quelli che invece sono state le nostre proposte per il PNRR. Come associazione ambientalista non trovate soluzioni o progetti che portano lavoro, non è questo il nostro ruolo, però sono progetti che anche solo uno di questi che venga approvato per noi è un traguardo unico. Allora, ne avevamo preparati 10, purtroppo ne sono stati selezionati 5.
però diciamo che di questi cinque, ad eccezione di uno che era quello che sappiamo, che purtroppo non ha trovato riscontro perché era in porti un po' troppo piccoli per il PNRR, c'erano scarsa di questo, era va bene, ce ne possiamo fare una ragione. Allora, il primo è adeguato ed è quello che io ci tengo di più, perché è anche singolare che tutti sanno delle criticità della nostra rete fognaria, però che nessuno, cioè, la mattina si è svegliato e ha detto mamma, vogliamo vedere se questo PNRR si riesce a cambiare questa, visto che l'acquedotto non lo può fare. Adeguamento rete fognaria e realizzazione rete smaltimento acque bianche. L'obiettivo è completamente l'adeguamento della rete fognaria comunale e la realizzazione di una rete separata per lo smaltimento delle acque bianche. Tale investimento è necessario alla luce per il ruolo internazionale rivestito dalle città e alla tutela delle sue risorse idriche e marine, che ne rendono un unico panorama regionale e nazionale. Questo è un progetto ambizioso, però considerate che già parlando con l'acquedotto hanno detto che non potranno mai sostituire tutta la rete fognaria. Tra l'altro loro ritengono che la rete sia messa pure bene, io per quello che ho potuto constatare no, però con l'importo che abbiamo messo nel progetto e con la volontà di tutti si riescono a cambiare buona parte di rete fognaria, sempre se il progetto poi ovviamente venga raccolto. Ma da chi? Da chi... Cioè, non ho capito, forse ho arrivato tardi, ma diciamo, qual è il rapporto del, diciamo, come si struttura una proposta per, al PNRR? Si portano, allora, no, le gambe la proponente di questo progetto. Ah, ma su che tavolo viene portato? Regionale, perché in realtà si dovrebbe, questo magari Angelo riesce più tecnicamente a spiegarlo, in realtà si dovrebbe tramite il comune poi arrivare alla regione, però noi direttamente alla regione. Insomma, come si fa una stessa gente locale? Perdona, diciamo, c'è una questione, guarda, proprio di, diciamo, che non riesco a capire, cioè, qual è il salto, cioè, anche quello del porto, insomma, come si fa una stessa che fare gli enti locali? Se Angelo sa rispondere, io no. Cioè il tavolo regionale, cioè che significa la regione? Queste sono idee progettuali che sono state... Ma c'è un bando regionale? Sono le linee del PNRR dove ci sono delle indicazioni di massimali di spesa e tu puoi legare dei progetti seguendo quelle linee. Quindi, diciamo, la regione ha fatto un bando. Non è un bando, è un piano strategico. E quello l'ha già portato. Quello l'ha approvato già. Dove ci sono queste, per tipo, quello che è. Cioè, il piano strategico è stato approvato il 19 di gennaio in regione. L'ultimo, sì. E quindi il prossimo sarà approvato quando il PNRR sarà già esaudito. Quindi, diciamo, siamo già in quell'elenco, non credo. No, questo serve a portare alla regione, al tavolo della regione, l'idea di questo progetto che poi se viene c'è un progetto per cambiare la rete fognaria. La regione, per quello che mi è stato spiegato, c'è quell'importo. La regione ha stanziato quell'importo. Se non si avanza un progetto per quell'importo, il comune di X lo presenta. No, insomma, la vedo durissima. La vedo dura, però quantomeno è la stessa cosa. A metterla così, se quello è un libro dei sogni, qua. Infatti, è un esercizio generale. Infatti, come ho detto prima, continuiamo a sognare. Però se io devo sognare, sogno quello che mi piace, che piace a me. Certamente non sogno
il porto di Castro Sogno, dopo aver passato diversi giorni con i piedi a mollo nell'acqua fredda di Fiumicello, che è l'acquedotto lucano cambia. No, diciamo, non capisco per quale motivo l'attenzione debba essere al PNRR, ecco, l'unica cosa. Cioè, le cambiende ritiene che questa sia un'azione da fare. Poi, dopo va, questa è l'azione da fare. Cioè, il PNRR passa, questa resta un'azione da fare. Questa però è il loco che va giocata, perché poi adesso ci sono 200 milioni di euro per ma non ti preoccupare, quello sono già fatto, ma non lo so, cioè, lo sai meglio di me, uno sogna su quello che sono, nel senso che vuol dire se però c'è una spinta dal basso, cioè, è proprio cioè, è una questione, è un meccanismo che non ho capito io, ma cioè, io credo che quello che vuole fare l'ambiente resta sul tavolo, no PNRR, non PNRR, no, e questo diciamo uno. Questi sono i progetti che abbiamo presentato noi come idee progettuali per con quei 200 milioni, come cioè, tu hai già detto, che sono stati già. Ma no, ma mi immagino, no, con le, cioè, sicuramente la forza di Legambiente a meno che non è una lotteria, perché tu vai a mettere, oppure fai un'estrazione della pesca, per cui pescano da un recipiente i progetti e allora entriamo. C'è un percorso da costruire, no? Però te ci sono questi progetti da pescare? No, nel senso che diciamo, il piano strategico regionale è stato fatto ed è un libro di sogni, figurate, quindi ci sono opere per milioni, strabilioni, miliardi di euro. Il fatto è che ci vuole una sinergia, ci vuole un sostegno che quindi Legambiente mette sul tavolo questo, sperando di raccogliere adesioni su questo progetto. Però è chiaro che mi piace, certo, il progetto, diciamo, è chiaro, no? Perché è chiaro, deve essere sostenuto, approvato, sostenuto, spinto in tutti i modi. Sì, però diciamo, considera che è una questione che emana l'acquedotto lucano. Prima è l'acquedotto lucano che è uno di quegli enti che assorbe risorse in quantità straordinaria, proprio perché non è solo Malatea. Perché in questo poi sì, come partenariato ovviamente l'acquedotto lucano, il comune di Malatea. Ok, scusa, poi Polo Museale Marino e studi per la MP, cioè questi ci sono sul piano strategico 4 milioni e 4. L'obiettivo è la realizzazione di un polo museale dedicato al mare, di un centro di studi legato all'MP e di un centro di primo soccorso per animali marini. Interventi di salvaguardia delle spiagge. L'obiettivo è la salvaguardia degli arenili per il ripascimento, l'equilibrio del monitoraggio costante. Tutela del fiume Noce. L'obiettivo è la pulizia dell'alveo, il suo monitoraggio costante e l'esecuzione dei necessari interventi di equilibrio ambientale, soprattutto nel tratto terminale e nei tratti a rischio esondazione provocati, questo per riallacciarci a quello che diceva anche l'avvocato Labanghi prima, degli impianti industriali esistenti e delle centraline idroelettriche. L'ultimo, interventi di tutela boschiva e ambientale. L'obiettivo è la protezione ambientale e la mitigazione del rischio idrogeologico, anche attraverso l'imboschimento e ricostruzioni boschive per il raggiungimento della neutralità climatica. Questo è un sogno, però se devo sognare mi sogno qualcosa che mi piace, quantomeno una soddisfazione. Però vi posso dire che almeno noi ci abbiamo provato con me. Abbiamo dedicato tempo. No, hai fatto un esercizio. Questo diciamo su 13 circoli regionali, ti posso dire che non credo che ce ne sia stato qualcun altro che abbia avanzato. No, va bene, va benissimo. No, ma non so criticare, diciamo, che il meccanismo che ci vede un po' a un certo punto. Se ci accolliamo forse delle
Cioè, noi possiamo, dobbiamo essere pronti a fare proposte, per carità, però ecco, non è che possiamo sostituirci a quelli che sono proprio santa pace benedetta, quelli che dovrebbero fare dalla mattina alla sera programmazione territoriale, per cui allora Lega Ambiente ha dei riferimenti e quindi dice guarda, mettiamo sul tavolo questa cosa, no? Invece che spararla nelle stelle e poi in tanto va. Ecco, quindi questo è chiaro. Allora, questo è stato presentato, quindi poi dipende se viene sostenuto. No, ma diciamo, come posso dire, Giuseppe, è un pur parler, però veramente in termini sempre positivi. Cioè io la stessa questione del porto di Castrovulco, no? Che viene presentata da dei ventastellati all'interno del PSR regionale, ma scusami, ma diciamo, e stiamo sempre là, no? Se non c'è una condivisione, può Pompeo Limonci, Caio, Tizio, Sempronio, di sua sponda, pur che rappresenta qualcuno, dice vabbè, a pie pari saltiamo un ragionamento, che comunque deve avere diciamo non una condivisione, ma quando avete dei luoghi di discussione a livello locale, cioè, se no diciamo, è chiaro che può essere che per questo dicevo anche del porto, che qualsiasi attività, qualsiasi cosa, qualsiasi passaggio deve essere pienamente condiviso, e vediamo che in questa condivisione ovviamente ci siamo pure noi. Può essere che nel momento in cui si va a parlare di adeguamento alle rete fognarie ci sia Pompeo Limonci che è contrario. È chiaro che questo verrà analizzato Adeguamento rete fognaria, Massa non ha ancora l'allaccio merita alla rete. Però l'altro giorno sono passato e stavano facendo dei lavori per forse portare a compimento. Diciamo, vedevo che facevano delle trincee. Brefa è già stato inserito, diciamo, riallacciato. Ci sono delle cose. Che non ho detto. E che in seguito alla nostra denuncia che abbiamo presentato, tantissime cose stanno cambiando per quanto riguarda. Questo è positivo, no? E anche Fiumicello a gennaio era un sogno. Cioè, credimi, proprio quando tu vedi che i valori da 40.000 rientrano nei 200, è una bella soddisfazione. Non dico che ci scappa. Non dico che ci scappa la lacrima, però comunque è un risultato sperato in ogni volta che noi andavamo nel laboratorio a portare le provette. Il saluto alla dottoressa e a quello, speriamo di non vederci almeno per i prossimi mesi. Comunque diciamo nel fiume Noce anche il quello di Massa è un contributo. Io per questo ho scritto nel gruppo in quel modo abbastanza pungente, però come ti dicevo non tutti hanno risposto, alcuni hanno risposto in modo diplomatico, altri hanno risposto in privato per cercare di farmi incazzare ancora di più, ma non hanno capito come sono fatti. Quindi questo per quanto riguarda questi progetti vediamoli come un sogno, però certe volte i sogni si possono pure avverare, e speriamo che almeno solo uno di questi 5 possa essere realizzato. Ma adesso passeremo a una voce più piacevole, che è quella di Maria Rosario, per gli altri punti. Allora, intanto buonasera e grazie a tutti coloro che sono qui. E tutti gli altri punti in realtà sono facilmente riconducibili a un sentire che è di Lega Ambiente, che anche il mio in maniera ancora più forte, perché ricollegandomi a una cosa che ha detto Pompeo, io sono per la condivisione, sono così socialmente, adesso passate in termini attiva, perché mi piace condividere quello che faccio, le cose in cui credo, eccetera, eccetera, nel bene e nel male.
E questo incontro pubblico è nato proprio da un desiderio di non solo vedersi, perché la pandemia ci ha portato per ovvie ragioni al remoto, che in tante situazioni ha permesso paradossalmente, ha dato più possibilità di seguire più incontri che altrimenti forse sarebbero stati difficili da seguire, però ci ha abituato all'interposizione di un oggetto fra noi e l'altro. E soprattutto io come tutti noi, per l'amor di Dio, ci siamo posti una domanda fondamentale, e mi dispiace che ci siano poche persone non già dentro Legambiente qui stasera, e cioè come Legambiente viene vista dalla comunità nella quale vive. Adesso, a prescindere, potrei toccare qualunque tema, dall'area marina protetta a... dall'area marina protetta alla questione di Fiumicello, che ha creato... Ora, Giuseppe è stato molto tecnico, ha fatto una orazione dei fatti, più che altro cronologica di ciò che è avvenuto, saltando per ragioni di delicatezza tutta la parte cioè di come la comunità ha vissuto l'azione di Legambiente sul torrente Fiumicello a ridosso dell'estate. E così l'area marina protetta e le varie querelle che si sono sviluppate su Facebook, ad alcune ho risposto io, ad altre persone, c'è sempre una sorta di messaggino: ma gli ambientalisti ora dove sono? All'atere di qualunque cosa succeda nel mondo, c'è sempre un: ma gli ambientalisti dove stanno? Ora, al di là della battuta, lo scherzo, la cosa, c'è evidentemente uno scollamento che non è legato a niente in particolare, non voglio che le mie parole si traducano come un'accusa o come un potevi, volevi, dovevi. C'è però che la tutela ambientale viene vista in taluni casi come un ostacolo invece alla realizzazione economica. Prima Giuseppe diceva: noi abbiamo fatto un progetto non pensando alla ricaduta da un punto di vista del lavoro e quindi meramente economica sul territorio, perché ci occupiamo di altro. Da questo assunto viene fuori la sua enorme onestà intellettuale. In realtà la tutela ambientale diventa anche ricaduta economica sul territorio, laddove viene fatta riconoscendo però un problema e chiamandolo col suo nome e andando a fondo dalla diagnosi alla terapia, come è stato per il torrente di Fiumicello. Ci è piaciuta l'idea di un incontro pubblico, e se non succederà niente mi piacerebbe che tutte le assemblee future di Legambiente fossero incontri pubblici, al di là del parlare. E questo perché probabilmente sfugge il fatto che Legambiente non abbia solo le giornate di campagna nazionale. Pugliavo il mondo, adesso me ne dimenticherò sicuramente, 752. Da Pugliavo il mondo alla festa dell'albero, a quello che c'è adesso, che non ti scordare di me, l'ho ascoltato, si sa. Cioè, non ci sono solo le campagne nazionali, ci sono anche tutta una serie di attività per far fronte alle quali forse l'attuale circolo di Maratea non si sa se ce la fa. Direttivo, siamo in tre. Non si sa. Beh, no, perché c'è Giuseppe che ormai lavora solo come location nel negozio, non mi ricordo la via, ragazzi, non sono neanche... Mandarini. Perché siamo pochi. Siamo pochi fisicamente, ma soprattutto ci piacerebbe fossimo tanti, non solo numericamente impegnati, ma anche come legittimazione e riconoscimento all'interno di questa comunità. Cioè, ci piacerebbe che fossimo tutti Legambiente, adesso senza voler sembrare eccessiva.
E quindi un incontro pubblico oggi aveva l'obiettivo intanto di raccontarvi cose che a volte sfuggono e quindi sembra sempre che noi siamo sopra sopra, dici, ma che minchia fanno, poi dico, ci siamo. E poi di allargare quanto più possibile la base. Certo, oggi siamo pochi e la maggior parte già c'è, ma la mia speranza, come dicevano i latini con la goccia che scava la roccia, è che dai e dai e dai, prima o poi il fare di Legambiente, quindi il riconoscere la tutela ambientale anche laddove crea dei problemi, spinga ad avere quella lungimiranza per la quale oggi, se non succede niente, continuando con l'attività di monitoraggio, per l'amor di Dio, tutte le incidentali ipotetiche che ci vuole, ma probabilmente potremmo non avere un fiumicello 2022 come problema dell'estate. E questo perché? Perché l'abbiamo avuto come problema l'anno scorso, ma l'abbiamo affrontato con tutti contro. E quindi dicevo, siamo qui perché avevamo il desiderio di ascoltare se ci fossero delle idee, delle critiche, delle parole da parte di chi non fa parte di Legambiente, non capisce a volte che cosa fa Legambiente, perché probabilmente Legambiente ha anche una pessima comunicazione all'esterno, e vorrebbe dirci qualche cosa. Tant'è vero che in tutti i post che abbiamo fatto io ho parlato di ascolto, e sto già parlando da mezz'ora, piuttosto che di parlare io, cioè mi piacerebbe sentire qualcosa su o con o per noi. Perché in questa associazione manca anche il tempo della comunicazione. Molte volte dice, vabbè, ma che ci vuole? Ci vuole. Ci vuole. Ci vuole una persona che si prende la briga di scrivere anche semplicemente un sub della giornata di oggi, però ci vuole una persona, ci vuole del tempo. Però poi ci sono a volte situazioni che non possono essere spiegate bene, quindi tu devi mantenere riservo su delle questioni, e però poi quando si risolvono ci chiamano. Poi determinate azioni come quella del torrente di Fiumicello, essendo coperte da segreto di indagine, non potevano essere rese pubbliche. E allora ci sono delle situazioni aperte che io non posso fare nome, anche se mi piacerebbe farle. Però purtroppo anche il successo delle indagini sono date proprio da questo silenzio che si è riuscito a mantenere dietro a questa cosa. Come diceva Maria Rosaria, di questo risultato sia nella fase di indagine, nella fase esecutiva, abbiamo avuto la stragrande maggioranza delle persone contro, ma vi posso dire già a priori che anche portando avanti questi risultati, molte persone comunque saremmo visti sempre come quelli là che a luglio ci siamo ricordati che il torrente Fiumicello era inquinato, anche dopo spiegazioni, anche dopo altre cose. Io quello che vi posso dire è che sul torrente Fiumicello anche persone che hanno le proprie attività commerciali lì non hanno mai fatto un prelievo, mai. Mai fatto? Non ho capito. Un prelievo. Mai fatto un prelievo. Quando mi hanno affrontato hanno rivendicato denunce e prelievi. Io sono andato dove loro hanno detto, perché hanno fatto le denunce e non ci sono state denunce. Alla richiesta delle prove, delle analisi, non sono stati capaci di dimostrarlo. Si sono sempre arrampicati sugli specchi, perché situazioni di comodo fa comodo a tutti, e quindi è meglio far finta di nulla. Come magari potevano pensare che Legambiente, virgoletta verde, viene a luglio perché quella è la sua campagna nazionale, invece no, Goletta Verde deve venire a gennaio, perché un barriere di pochi metri deve sfidare le mareggiate, le tempeste, deve girare lo stivale, perché parte da Genova e arriva a Venezia, deve sfidare lo stivale con le mareggiate e tutto, perché deve venire a gennaio, perché a gennaio non, noi, le critiche
CGA non le dobbiamo scoprire, le dobbiamo nascondere. Quindi anche ai risultati ottenuti, le cambiamo esiste sempre come il cattivo di turno. Noi, la mancanza di comunicazione è sicuramente una nostra grande, grandissima pecca. Io non sono un grande comunicatore, chi mi conosce lo sa, anzi, meno parlo per come sono fatto io, meglio è. Per questo poi mi metto a fianco Maria Rosaria. È chiaro che ci sono determinate figure nell'associazione che invece necessitano anche per questo, non per rivendicare azioni ottenute, che non è questo il nostro scopo, ma semplicemente per mantenere alta anche l'attenzione su determinate cose che stiamo affrontando e che magari passano inosservate. Questo è il poi, come diceva prima Maria Rosaria, la nostra è un'associazione di contatto, quindi le persone sono quelle che sono la nostra forza, sono il nostro punto di riferimento. E